impergo dal nostro mobilificio a 4 milioni di euro. E con tuo fratello come la mettiamo? Qui ci sono 250.000 euro. E ognuno per la sua strada. Da bravi fratelli. Arrivi qua con la tua valigetta e ti aspetti che faccia tuo fratello per 5 minuti perché ti serve la firmetta? Cioè, dove sarà mai andato? In Africa? Peggio, in Calabria. Però bello qui, eh. Cosa ti aspettavi di trovare? L'Aspromonte. Questo è l'Aspromonte. Ah, è la piantina in casa? Eh certo. Qua nasce, cresce, si riproduce pure sull'asfalto. No! Ma l'hanno rapito! Siamo in Aspromonte, sì o no? Io ti metto a disposizione il nostro miglior agente del nucleo investigativo. Ma proprio qua dovevamo arrivare? Dobbiamo esplorare il posto. Siamo nel 21° secolo e i telefoni non prendono. Peggio che in Amazzonia, eh? Ci sono stato in Amazzonia. Lì prendeva, vero? No, negli anni 80. Ma quanto tempo ci vuole per arrivare da qua a Polso? Ma dici che ci vuole mezz'oretta, qua dici 5 minuti. Proprio in fondo io non sono andato. Voi state cercando a chi da me conosco. E cerca di qua, cerca di là. Cerca di qua, cerca di là. Chi trovavo? L'acqua. Il petrolio. La croce. Lì venivano rilasciati i sequestrati, almeno quelli che venivano restituiti. Sono stato troppo duro con loro. A volte dai fratelli non ci si capisce. Niente accade per caso. Ognuno ha il suo destino e c'è sempre un fatto per capire, per ricominciare e magari anche per perdonare. Salute! Ne sono spariti tanti per molto meno qui in Aspromonte. Vieni presto a liberare. Chi ti dice che sia la sua scrittura? Io gli ho insegnato a scrivere. Ho trovato la camicia di mio fratello. Ogni famiglia c'ha il suo odore, questo è il nostro. Senti! Senti soffritto. Ditegli a vostro capo che sono disposto a pagare tutto pur di rivedere mio fratello. Cosa sono questi? Un giorno anche l'Andrangheta finirà. Come faccio a dire a tutti i suoi amici parenti che l'hanno ammazzato? E io che pensavo di chiederti aiuto. Ma come faccio? Guarda come t'hanno combinato. Fossero stati loro a rapirlo. È proprio inutile che lo cercate.